Ciao a tutti e benvenuti alla lezione di oggi. Sì. Cercheremo di fare una pratica il più equilibrata possibile con tutto il nostro corpo per cercare comunque di mantenerci in movimento nonostante le settimane di fermo. Sì. Quindi sarà una pratica adatta a tutti, equilibrata, basterà comunque qualcosa di morbido sotto, quindi un tappetino, un tappeto se possibile, oppure se non ho niente, basta semplicemente anche dei teli da mare grandi, sì? E se ne avete la possibilità, vi consiglio di fare prima lo scioglimento che abbiamo fatto nell'altro video, in maniera tale da avere una pratica comunque completa, come facciamo normalmente durante le lezioni, quindi prima lo scioglimento e poi questo tipo di pratica con il respiro. Se non ne avete la possibilità, non c'è nessun tipo di problema, fate prima qualche movimento nel possibile col collo, con le spalle e con le gambe, ma comunque andremo a fare una pratica molto equilibrata, quindi comunque useremo la pratica prima per risvegliare i muscoli e poi per approfondire il movimento, a seconda di quello che richiede il nostro corpo. Detto questo, buona pratica e buona lezione. Ok. Iniziamo la nostra pratica andando a portare le mani all'altezza dell'ombelico, sopra l'ombelico, andando a chiudere gli occhi, rilassando le spalle, l'aria entra dal naso, immagino di portarla nell'addome, come a gonfiare l'addome, quindi sollevare le mani. Espirando, svuoto l'addome, contraggo e l'aria riesce dal naso. E cerco di mantenere questa respirazione e di familiarizzare. Cerco di rallentare il respiro. Ok, lentamente apro gli occhi, lascio cadere le mani. Okay. La mia intenzione è quella di utilizzare questo tipo di respiro durante la pratica, o almeno di provare a utilizzarlo. I tempi dell'espirazione e dell'inspirazione saranno lunghi, quindi piuttosto che rimanere in apnea, tenterò semmai di respirare il più lentamente possibile, non importa seguire per forza il ritmo, basta che io non rimanga mai in apnea, ok? Iniziamo portando le mani dietro la schiena, intrecciate l'una all'altra, andrò a muovere solo la parte superiore del corpo, quindi la parte del petto, spalle e delle scapole, andando ad inspirare, apro le spalle, apro il petto, espiro, torno, cercando quindi di iniziare ad aprire bene il petto e a sciogliere. Inspiro, espiro, inspiro, espiro, inspiro, espiro. Ok, continuando questo movimento, inspiro, apro sempre bene, espiro, porto le mani dal lato, dallo stesso lato lascio cadere la testa, l'orecchio va verso la spalla, espirando, inspiro, allungo di nuovo all'indietro ed espiro, cambio lato, inspiro, espiro, inspiro, espiro,
Lascio ora la posizione delle mani, faccio dei piccoli movimenti liberi con la testa in tutte le direzioni. Vado ora ad allargare più o meno ad un largo di spalle la posizione dei miei piedi, sì. Da questa posizione inspiro, vado a spostare tutto il peso su una gamba, l'altra gamba sale, il ginocchio va verso il petto, sì, non importa se qua, può essere anche più giù, e le mani vanno come a formare un cerchio davanti a me, sì. Espiro, vado ad allungare davanti, il petto si apre, le mani che spingono lateralmente. Inspiro, torno al centro. Espiro, torno giù e continuo dall'altro lato. Inspiro, espiro, inspiro, espiro e cambio lato. Inspiro, espiro, inspiro, espiro, ancora, inspiro, espiro. Inspiro, espiro. Ok, l'equilibrio è difficile, sì. Ora ci è servito principalmente anche per attivare tutta la parte delle gambe, quindi non c'è problema se cado, perdo l'equilibrio, non arrivo con la gamba così in alto, non è quello l'importante. L'importante è lavorare secondo quello che dice il mio corpo, ok? Bene, andando ora ad aprire leggermente di più la posizione delle gambe, vado a aprire a 45 gradi verso l'esterno la posizione dei piedi, sì. Da questa posizione io inspiro, scendo col bacino, allungo la colonna e le braccia, sì, fin dove riesco, non importa sia così basso, espiro, torno su. Lo faccio gradualmente anche qui, quindi più sento il mio corpo che si scioglie, che ne ha bisogno, più io posso approfondire questa posizione, ok? Inspiro, espiro, inspiro, espiro. Inspiro, espiro, inspiro, espiro. Ok, molto bene. Faccio pure dei piccoli movimenti per sciogliere il bacino, se ho bisogno posso piegare leggermente le ginocchia e sciogliere, o se non mi sono sciolto abbastanza prima della pratica. Ok, da questa posizione giro ora un piede a 90 gradi da un lato, l'altro rimane in linea sempre diretta davanti a me o chiude leggermente, sì? Vado ad allungare bene le braccia lateralmente al busto, come se mi tirassero da un lato e dall'altro.
Da questa posizione vado nella direzione del piede girato a 90 gradi, inspiro, allungo, in avanti, espiro, piego e allungo tutto il laterale, sì? Posso arrivare qua, posso arrivare più su, posso anche arrivare più giù, a seconda del mio corpo come reagisce. Sì? Se mi voglio aiutare, lo sguardo guarda verso la mano. Inspiro, salgo, allungo, espiro, torno. Inspiro, espiro. Inspiro, espiro. Inspiro, espiro. Inspiro, espiro. Bene, torno in avanti col piede e apro dal lato opposto. Mani sempre che si allargano bene all'altezza delle spalle. Inspiro, espiro. Inspiro, espiro. Inspiro, espiro. Inspiro, espiro. Inspiro, espiro. Inspiro, espiro, torno. Ok, lascio ora cadere le braccia, torno con il piede verso il centro, con entrambe le piante e lentamente chiudo. Ok, da questa posizione vado ora, inspirando, allungo bene la colonna verso l'alto, espiro, lascio cadere la testa srotolando le cervicali. Inspiro, lascio cadere le spalle, le braccia, srotolo la colonna lentamente. Espiro, salgo su riposizionando vertebra per vertebra. Inspiro, riposiziono le spalle e le cervicali e continuo, espiro, inspiro, lascio cadere la schiena, espiro, inspiro, riposiziono le spalle e la testa, espiro, inspiro, rimanendo nella posizione, espiro. Ok, vado ora con le mani ad afferrarmi i gomiti opposti. Cerco di mantenere le ginocchia piegate al momento, come se volessi avvicinare le cosce al busto. Abbandono la testa, abbandono le spalle e faccio dei movimenti liberi con la respirazione. Pedalo ora leggermente con le gambe, spostando il peso da un lato all'altro.
Lascio ora la posizione delle braccia, vado con l'indice e il medio ad afferrarmi le alluci, sì, dei piedi. La mia posizione di partenza sarà con le cosce attaccate al busto, quindi posso piegare le gambe per far sì che aderiscano. Sì? Da questa posizione io vado ad inspirare allungando con le gambe e tirandomi dagli alluci verso il basso, come se volessi allungare la colonna. Espirando ritorno alla posizione iniziale, quindi con il busto e le cosce attaccate. Inspiro, espiro, inspiro, espiro, inspiro, espiro, inspiro, espiro, inspiro, espiro. Lasciando ora la posizione delle mani, da questa posizione allargo leggermente la posizione dei piedi, le dita che guardano a 45 gradi verso l'esterno e mi piego sulle ginocchia scendendo verso terra, sì? Ok, da questa posizione lentamente ci sediamo, sì? Vado ad allargare ora le gambe davanti a me, un po' più larghe del bacino, appoggio semmai le mani dietro e vado a sciogliere da un lato e dall'altro. Porto ora pianta contro pianta, sì? Vado a vedere, cerco di non avvicinare troppo i talloni al mio baricentro. Devono più o meno formare un rombo, quindi tutti i lati devono essere distanti uguali, ok? Vado ad appoggiare le mani all'altezza delle caviglie, dei piedi, è indifferente. Da questa posizione io inspiro, scendo il più possibile col busto e con la testa, espirando dalla posizione più bassa che ho raggiunto, vado semplicemente ad allungare la colonna, partendo dal coccige e finendo alle cervicali. Quindi inspiro, piego nuovamente verso il basso che posso. Espiro, rimango nella posizione e allungo. Inspiro. Espiro. Inspiro, espiro, inspiro, espiro. Inspiro. Espiro. Ok, lentamente torno su. Molto bene. Vado ora a cambiare posizione. Mi porto con gli avampiedi a terra, le dita dei piedi che toccano a terra. Io vado come a volermi sedere sui talloni. Da questa posizione appoggio il palmo della mano sul tallone, il dito pollice che guarda verso l'esterno, sì? In questa posizione
cercherò sì di allungare tutta la parte frontale e quindi di estendere anche la parte della schiena, sì, ma lo andrò a fare molto gradualmente, come a volerlo sciogliere, essendo una parte comunque anche molto delicata. Se sento tanto dolore sulla parte, sul dorso dei piedi, sulle dita dei piedi, faccio intanto attenzione a tenere le gambe un po' più attive, oppure se proprio non riesco a sopportarlo, mi siedo sui dorsi e faccio lo stesso movimento. Ok? Da questa posizione io inspiro, inarco, allungo, scusate la colonna, apro all'indietro. Ed espiro, faccio un movimento opposto e torno giù e cambio lato. Inspiro, espiro. Lo faccio molto morbido. Inspiro senza portare al massimo. Espiro. Inspiro. Via via che mi sento più sciolto, posso approfondire il movimento, estenderlo maggiormente. Inspiro. Espiro. Inspiro. Espiro. Ok. Vado ora ad appoggiare i dorsi dei piedi. Da questa posizione mi allungo in avanti il più possibile. Schiaccio bene tutta la parte superiore a terra. Senza cambiare gli appoggi. Sollevo il busto e lo porto a terra. Da questa posizione appoggio gli avampiedi al terreno, sollevando così le ginocchia che non toccheranno più terra. Spingo l'ombelico verso la colonna, cercando di staccarlo dal mio pavimento. E inspiro. Faccio forza sui miei quattro appoggi e sollevo il mio peso. Espiro, porto all'indietro, schiacciando tutta la parte superiore e volendo come raggiungere il terreno con i talloni. Se non ci arrivo, non è un problema, posso tenere semmai le gambe leggermente piegate. E da questa posizione faccio dei movimenti liberi come pedalando con le gambe. Spingo sempre la parte superiore verso terra. Ok, inspiro, salgo con i talloni, espiro, scendo il più possibile. Inspiro. Espiro. Inspiro. Espiro. Le mani spingono via bene il pavimento, mantenendo tutta la parte attiva delle braccia. Da questa posizione inspiro, vado come a creare una gobba con la colonna, con la schiena e porto il petto, il busto parallelo al pavimento. Espirando faccio un movimento opposto. Semmai piego le ginocchia, inarco, guardo davanti a me con lo sguardo e torno. Inspiro, gonfio la colonna, curvo, espiro, torno, come a voler massaggiare la mia colonna. Inspiro. Espiro. Inspiro. Espiro.
inspiro, espiro. Ok. Da questa posizione, adesso inspiro, porto il busto parallelo al pavimento, espiro, piego scendendo, inspiro, appoggio i dorsi dei piedi, spingo bene con le mani, allontanando le spalle dalle orecchie e inarco la colonna, espiro, torno nella mia posizione montagna. Ok, piano piano, inspiro, espiro, inspiro, espiro. Inspiro, espiro, inspiro, espiro. L'ultimo, inspiro, espiro, inspiro, espiro. Ok. Lentamente scendo con le ginocchia, appoggio i dorsi dei piedi, sì, e allungo in avanti. Lascio cadere la fronte sul pavimento e respiro nella posizione, rilassando. Ok, porto le mani a prendere i talloni, sì, inspiro nuovamente, ok, lentamente cambio posizione, vado ora ad appoggiare la schiena al pavimento, sì. Da questa posizione prima vado a portare le ginocchia a petto, le avvolgo con le mie mani e faccio dei piccoli movimenti liberi per ammorbidire la colonna e le lombare. Ok. Andiamo ora ad aprire le braccia all'altezza delle spalle, le gambe unite, piegate verso il petto, sì. Inspirando, sempre piegate il più in alto possibile, le lascio cadere da un lato e la testa guarda dal lato opposto. Espiro, torno al centro e lentamente cambio lato. Espiro, torno al centro. Ok. Andiamo ora ad assumere una posizione di riposo libera. Vado ora a chiudere gli occhi
vado a rilassare tutto il corpo. Ammorbidisco le tensioni che posso riscontrare e respiro profondamente e il più lento possibile. Inspirando, immagino l'aria che entra dalle narici, scende fino all'addome e lo gonfia. Espirando, l'aria scappa via dall'addome e riesce dalle narici. Più io inspiro profondamente e lentamente, e più il mio corpo diventa leggero. Più io respiro profondamente e lentamente, e più le tensioni si sciolgono. Più io respiro profondamente e lentamente, e più il mio corpo sembra leggero. Più io respiro profondamente e lentamente, e più mi rilasso. Faccio dei piccoli movimenti liberi con le dita delle mani, con i piedi. Piano piano muovo le gambe, porto le ginocchia al petto. Appoggio tutto il peso da un lato e lentamente torno ad una posizione seduta. Sempre con gli occhi chiusi, faccio dei movimenti liberi con le spalle. Con la testa, allungo bene la colonna, immagino di avere un filo dalla sommità della testa che mi allunga verso l'alto, e lentamente apro gli occhi. Ok. Grazie a tutti per aver partecipato o per aver praticato insieme, anche se a distanza. E la lezione di oggi è stata una lezione che ha cercato di concentrarsi su tutto il corpo, sì? Il consiglio migliore che posso dare, soprattutto a distanza, soprattutto in questo momento,
sì, di seguire le lezioni, di seguire la persona che è davanti a voi che vi spiega, ma è soprattutto di ascoltare il vostro corpo, come lui reagisce, come lui si sente in quel momento, se è troppo, se posso approfondire la pratica. E niente, non siamo noi che ci dobbiamo adattare alla pratica, ma è la pratica che si deve adattare a noi. Quindi cercando di non provare mai dolore. Ok? Io vi ringrazio e buona giornata.